La principessa CHARLNE deve affrontare pressioni per seguire le orme di Grace Kelly, che è molto per chiunque da affrontare, ha detto a Express.co.uk il commentatore reale Brittany Barger. Charlin, 44 anni, è in cura per la stanchezza estrema in una struttura fuori Monaco da novembre. L'ex nuotatrice olimpica è stata ricoverata in assistenza medica subito dopo essere tornata nel Principato dal Sudafrica. Durante i 6 mesi di permanenza nel suo paese d'origine, è crollata ed è stata portata d'urgenza in ospedale a Durban. In precedenza ha sofferto di un'infezione all'orecchio, al naso e alla gola, il che significa che inizialmente non era in grado di volare. Il marito di Charlin, il principe sovrano di Monaco Alberto II, ha confermato il suo trattamento a novembre. Albert, il figlio di Grace Kelly, ha detto alla rivista People che sua moglie soffriva di esaurimento emotivo e fisico. Charlin deve affrontare pressioni per seguire le orme, sua suocera, secondo il commentatore reale Brittany Barger. Il vice direttore di Royal Central ha detto a Express.co.uk, la principessa Charlin, essendo la principessa di Monaco e dover seguire le sue orme, è una grande pressione per chiunque. La defunta principessa Grace, che era sposata con il principe Ranieri III di Monaco, morì in un incidente d'auto nel 1982. L'affascinante ex star del cinema ha rinunciato alla sua carriera a Hollywood per unirsi alla casa dei Grimaldi di Monaco e si è impegnata in una vita di doveri reali con suo marito. Charlin ha perso gli eventi chiave del calendario reale di Monaco, comprese le celebrazioni della giornata nazionale a novembre. La principessa non si è vista da nessuna parte anche durante i festeggiamenti del giorno di Santa Devota a Monaco questa settimana. Punto. Albert ha partecipato all'evento con i gemelli della coppia, la principessa Gabriella e il principe Jacques, e altri reali. La signora Barger ha affermato che la continua assenza di Charlin ha suscitato più domande che risposte.